ci avviamo a chiudere, cari padulesi, questa campagna elettorale che si chiuderà definitivamente, probabilmente, dopo che avremo appreso il risultato. Io sono fiducioso e a quanti sono scettici io dico: rallegratevi, perché questo paese può ottenere di più. E quindi trovate la forza anche voi di darci una mano a vincere queste elezioni. Vincere queste elezioni non perché vogliamo mandare a casa quelli che amministrano, anzi loro con i loro legami politici potranno contribuire stando all'opposizione, potranno prendere parte nei banchi della comunità montana per dare anche loro un contributo a Padula. Ma vedete, per questo paese adesso occorrono idee nuove, idee che non si devono nascondere, che non debbono trovare intralcio, che non debbono incontrare l'invidia che molte volte, cari cittadini, ci ha separato. E allora noi ci differenziamo dalla lista numero 2, e questo me lo dovete consentire, per il programma, un programma pieno di contenuti che guarda allo sviluppo di Padula in tutta la sua interezza, guarda al territorio minuziosamente, partendo dalla Chiesa Madre fino ai confini con Montesano e Sala Consilina. Ecco, quando noi diciamo, una delle proposte concrete che noi intendiamo attuare subito dopo il vostro consenso elettorale sarà quella della istituzione del biglietto unico di ingresso alla Certosa. Ecco, per quanti non hanno avuto ancora modo di ascoltarci, voglio spiegare di che cosa si tratta. Noi abbiamo un potenziale di 80.000 presenze presso il nostro monumento ancora oggi non utilizzato. Monumento che ancora oggi non mette nulla nella tasca dei padulesi, tant'è che molti non se ne sono accorti della presenza, quasi a dire: ma che serve avere la Certosa di Padula nel nostro comune? E qualcuno ha fatto anche la proposta di spostarlo, qualche altro sindaco ha detto: ma perché non ci mettiamo un carrello sotto e la portiamo nel mio comune? Ecco, ha detto bene quel sindaco, perché ci vede incapaci di utilizzare questo bene. È da lì che noi partiremo per cambiare Padula. L'istituzione del biglietto unico significa che chi arriva nella Certosa avrà modo, con la stessa etichetta, di visitare più cose. Questo comporterà maggiori entrate nelle casse comunali, perché con 8 euro gli faremo vedere più di 8 cose, e quindi ogni cosa sarà costata un euro ai nostri 80.000 turisti adulti. Con questi soldi noi rafforzeremo il bilancio comunale per pagare i padri e le madri di famiglia che ci lavorano puntualmente a fine mese, come è giusto che sia. Con un'altra parte faremo in modo di attribuire ai giovani, che eviteranno così di andare via da Padula, ai giovani che vorranno fare qualcosa nel proprio paese, ecco, noi daremo un contributo. Noi abbiamo intenzione di tenere le nostre chiese sempre aperte, come